battaglie. Controlla ancora Melak, Bet, Melak, Idris, Iblangat, Celimo. Allora, va bene, io dico, mi messo qua sul divano. E attendiamo due numeriglia. Ma anche tu però alle 5, alle 6, che vedi che sono in giorno 9, ti puoi comportare eccoli, in modo diverso. Un doppiato che fa passaggiamente da parte. Devo rifocillare. Bet e Melak. Lo studio principale. Ma poi ti lasciamo a Bet il compito di entrare per primo nel mulino, come se volesse controllarlo in attesa dello sprint finale. Bet, grande schiettista, ideale dunque per questo genere di prova. Ed ecco Bet e Melak, lo segue Idris, poi c'è chi Blangat, mentre sembra aver chiuso Celimo all'uscita dell'ultimo mulino. E allora sembra essere Kenya contro l'Etiopia. Ciao, fa attenzione a Melak. È partito Melak e questo è un attacco secco, una volata lunga di Melak, lascia qua sul posto Bet, forse Idris, finale meraviglioso con Melak in prima posizione ed è Melak, gara stupenda quella di Melak che precede Bet, addirittura in salto militare per Melak, Bet secondo, Idris terzo, Celimo quarto, Iblangat quinto, bellissima gara. Bellissimo finale, grande storia per Renato. E adesso andiamo a vedere il terzo evento degli altri Tibet. Che finisce la gara in sesta posizione. Taglia traguardo Tibet. Poi attendiamo l'arrivo degli azzurri. Pinelli, poi Rasine e poi Quazzola. Quindi Melak, Melak, Etiopia, vincitore, vediamo i porti di Etiopia. L'arrivo con Jodis Pinelli, il bronzo a Berlino agli europei, Cristina Silvi, Jodis Pinelli al settimo. Bella gara del senese, contrada del Bruto. E poi Marone Rasine, che è il terzo degli azzurri ed è... No, non è possibile camminare, così come bella prova di Maestri che chiude al decimo posto della graduatoria. Anno per anno, vediamo anno anno. E adesso Parolini. Arrivato anche Parolini, qui arriva Agostini. L'altro rappresentante della mitica Casone Noceto. Fede, Fede. Oh Matteo. Fede. Samuele Dini completa anche lui la sua prova. Nicola, siamo praticamente già pronti per andare alle premiazioni. Sono scattanti anche per la premiazione gli atleti. Perfetto, siamo pronti per le premiazioni, ancora un istante. Per le premiazioni sì, grazie. Il responsabile della banca BPM Flavio Crespi, ci siamo.
vada lei a darmi il fiori. Lei è mortale. Esattamente il ruolo, perché io se non me lo dimenticherei sicuramente. Sì, sicuro. Stai in zona o? Allora va bene. No, per curarti. E poi ci aiutano i due sindaci di San Vito Volone e di Legnano e anche il presidente Stefano Mei, che altro, perché chiamarti il presidente, mi devo mettere al centro perché sennò il quadratore sta facendo un po' strano. Allora, fatemi gentilmente salire. Sì, ma fa niente. Ci sta. Dai ragazzi. Luna, no. Ok. Sare Bliss, Leonard Best e Libret Melac. Please, se vuoi. Number 3 this one. Number 2 Leonardo. Number 1 sì, gli do io il via, quando mi chiama. Allora un minuto, un minuto, ok, benissimo. Oscar Cia e anche Yogi, gentilmente se vieni da questa parte, Yogi, per favore, distanziati. Allora, intanto vi aspettiamo la passaggio Rai, ricordo 30 secondi. 30 secondi, benissimo, ancora 30 secondi. La pezza? Intanto vi ricordo le coppe. Muxara riceverà la Coppa Associazione Commerciale di San Vito Volone, il Prodotto di Gattella e Tino Giati. Ragazzi, siete pronte? Ecco, saliamo con il terzo classificato dall'Etiopia, Muxar Edris! Muxar riceve, come vi dicevo, la Coppa Associazione Commerciale di San Vito Volone, il Prodotto di Gattella e Tino Giati. Secondo, era la prima l'anno scorso, quest'anno ancora secondo, dal Kenya, Leona Kipkemoi Smet! E Leona, la Coppa Regione Lombardia, in ricordo di Alfredo Curri, chiaramente anche la medaglia d'argento e i gadget dei nostri sponsor, e primo vincitore di questa 89esima edizione della Cinque Mulini qui sui campi di San Vito Volone, dall'Etiopia, Libre Melac! E Libret riceve il trofeo del comune di San Vito Volone, il ricordo di Angioletta e Giovanni Malerba. Melac, ma di copi? Attenzione, ancora due proiezioni, abbiamo Yogi come primo italiano! Yogi, che applausi, che ricordo Yogi, rimani da questa parte. Bravissimo. E poi ci siamo inventati un premio quest'anno, andatevi a vedere la consegna dei pettorali, il più fisico nella consegna dei pettorali, vedete su Facebook, abbiamo Oscar e Mimo, e anche questo classificato della gara, sta prendendo il podio, sta prendendo il podio, mi porto in mezzo, chiedo gentilmente a Daniela Rossi, a il dottor Roveda, a Stefano e a Fabio Crespi, se possono salire, si mettono ai lati, due per parte. Purtroppo questi tempi non ci permettono molto di più in termini di premiazioni, però così ringraziamo le amministrazioni comunali, ringraziamo la federazione e ringraziamo il main sponsor della gara. Ragazzi, non so che dirvi, per me questo è un miracolo, quest'anno ci siamo arrivati, ne aspettiamo la 90esima e speriamo che sia normale, normale. All'anno prossimo, grazie a tutti, grazie. Non c'è un bel dopo gara divertente.
Sempre Giancarlo? Io? Sì, sempre. Tu sei il migliore di quelli che si chiamano Roberto Mandelli. C'è una bruttura in carta? Sono lì a... alla... Andrea Morelli alla... Ciao Roberto, ciao, grazie, ciao caro, buona giornata. Aspetta che lascio andare qui, così registra e c'è... Grande in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi che siete come al solito, siete stupende, meravigliose. Sempre galanti. Comunque io l'ho detto tante volte, ma il futuro delle donne... E quando dico che la donna è superiore all'uomo si offendono. La donna è superiore all'uomo. E i signori maschi. Ecco, perché noi non aspetta che chiudo, altrimenti qua...